abbiamo cominciato proprio alle 7 del mattino, piazzandoci nel punto in cui sicuramente li avremmo visti passare, l'unico punto da cui sicuramente sarebbero passati. Non eravamo in moltissimi, di conseguenza noi abbiamo portato resistenza passiva, nel senso ci siamo coricati a terra, abbracciati, avvinghiati tra di noi in modo che appunto da effettuare un blocco. E i poliziotti ci hanno, quello che loro facevano era, dovevano sfondare il blocco con metodi, diciamo, tutto sommato ancora non troppo violenti, anche se ci siamo fatti male tutti ugualmente, ovviamente, perché anche se tu cerchi di, se tu tiri per un'ora di fila persone che stanno opponendosi con resistenza passiva, è chiaro che il minimo ci faccia male comunque. Turi ha deciso di andare a raccogliere il basco che era finito dai poliziotti, che era finito dalla parte opposta della rete, quindi dentro, immediatamente dentro la base, subito dopo la rete, ha scavalcato, è andato a prenderlo, gliel'ha ridato ai poliziotti, dopodiché ha deciso di andare ad arrampicarsi, come è uno dei suoi metodi di lotta più frequenti, quindi arrampicarsi all'antenna. Ovviamente con canti, senza nessun tipo di aggressività, perché Turi, lo vogliamo ricordare, è assolutamente pacifista. Turi è la stessa persona che si può vedere in tutte le foto abbracciate con i poliziotti, proprio per dare questo messaggio di pace in realtà. Dopodiché io e Daisy, Simona, Max, Nicola abbiamo deciso di entrare, in base. Abbiamo deciso di entrare in base perché era ora di fare il passo successivo, perché comunque hanno sfondato il blocco, perché comunque ci siamo resi conto che dovevamo lanciare un messaggio forte. Quindi quello che abbiamo fatto è entrare in base, ci siamo arrampicati inizialmente tutti insieme nell'antenna, che è quella più potente fondamentalmente. Siccome è tutto un poco nocivo, un compagno, il primo che è salito, hanno iniziato a fumargli i piedi, si sono autodistrutte le scarpe, abbiamo preso la scossa, quindi abbiamo deciso di scendere da lì, anche perché eravamo lontani da Turi dal resto del movimento, non eravamo visibili e oltretutto volevamo andare man forte nel tempo stesso anche a Turi, che era da solo arrampicato, e al tempo stesso volevamo attaccare una bandiera non muo per dare questo messaggio forte su una delle antenne. Quindi questo è stato fatto, siamo entrati, è stata una cosa molto, molto veloce in realtà, e siamo riusciti a salire sull'antenna, siamo riusciti a piazzare la bandiera Nomos, sono arrivati Uyghurs, poliziotti, militari americani con cani antisommossa. Ma questo dopo essere saliti sull'antenna? Com'è? Questo subito dopo essere saliti sull'antenna? Sì, mentre però... Quindi avete avuto il tempo di salire sull'antenna? Allora, diciamo che fondamentalmente erano tu, Daisy, Simona e Luciano, noi gli altri tre ci siamo divisi per distrarre la polizia e farci inseguire, distrarli, ed effettivamente facendo così loro sono riusciti a salire per piazzare la bandiera, non muovo. Quindi il resto del gruppo cercava di distrarre la polizia? Il resto del gruppo cercava di distrarre la polizia, mentre voi quattro cercavate di arrampicarvi su per l'antenna per sistemare la bandiera non mossa. Eravamo in sei, siamo entrati in sei perché tu eri già dentro. Tre hanno distratto le forze del disordine, gli altri tre invece sono andati verso l'antenna per salire. Diciamo una scelta fatta in questo modo proprio per riuscire a fare perdere tempo a loro e riuscire a fare salire. Quindi Vanessa, in questi giorni mi confermi? Prego. Vanessa, mi confermi che in questi giorni quindi sono state rimosse più volte violentemente i vostri blocchi? Diciamo che conosciamo normalmente delle cose più violente da parte delle polizie in queste occasioni. Bene o male loro hanno evitato di colpirci e ci hanno semplicemente tirato con forza, certo, è comunque un qualcosa di fisico che fa male comunque, però diciamo che non c'è stato un attacco diretto da parte loro, quindi con
manga legate, perché dice cose di questo tipo. Cioè hanno semplicemente preso di forza, con molta forza, perché noi non ci staccavamo, perché credo siamo tutti oscuriati, io ho un problema alla spalla sinistra, è ovvio, tira di qua, tira di là, dopo un'ora per forza ti fai male. E in seguito, nel momento in cui la polizia è intervenuta sul luogo per farvi scendere giù dalle antenne, che cosa è accaduto? Allora, hanno caricato sulle macchine le persone che fungevano da, diciamo che gridavano alla polizia per distrarli, perché eravamo giù, i compagni che sono stati sulla antenna sono rimasti su. Di conseguenza ci hanno portato in commissariato, tenendoci qualcosa tipo 6-8 ore. Abbiamo ovviamente, siamo stati tutti denunciati per resistenza pubblico ufficiale e per aver oltrepassato un luogo privato che è anche una zona militare. Quindi abbiamo questa doppia denuncia. Simona Spinello, in questi giorni abbiamo saputo che diverse volte sono stati rimossi i blocchi di alcune decine di attivisti nomos, di genitori, di mamme nomos, di Niscemi e di Caltagirone. E ha proseguito ovviamente il transito dei mezzi militari. Oggi, tuttavia, la presenza di attivisti nomos e notav ha fatto la differenza rispetto alla resistenza manifestata nei giorni addietro. Perché oggi questa scelta? Allora, anzitutto oggi è stato commesso l'ennesimo stupro, l'ennesima violenza da parte della polizia, appunto al blocco che si è fatto stamattina, perché la violenza è stata molto più grave rispetto a quella che hanno attuato nei giorni scorsi, gente comunque scorticata, i vestiti inguardabili, tutti scappati. Sta di fatto che durante lo sgombero della polizia il noto pacifista Tori Vaccaro decide di oltrepassare la rete della base americana e appunto si posiziona sopra il tralicio di un'antenna, appunto per mandare avanti la protesta, per far capire che nonostante la polizia di Stato ancora sostiene questo tipo di sistema, che non è neanche il nostro sistema, è un sistema guerrafondaio americano. Quindi appunto per questo si protesta oggi entrando dentro il terreno, perché questo sta a simboleggiare la nostra riappropriazione del territorio, appunto questo. Per solidarietà altri 6 attivisti poi decidiamo di entrare e salire su altre antenne, occupando altre antenne e mettendo la bandiera NOMOS appunto sopra una di queste antenne. Quindi dai conferma del fatto che stanno proseguendo i lavori all'interno della base nonostante la revoca? I lavori proseguono, abbiamo anche i video, è tutto documentato. La revoca, sì, la carta è carta, però la carta purtroppo può anche essere bruciata. Fino a quando non ci sono i sigilli sul cantiere MOS e comunque ci saranno i carabinieri o chi per loro a vigilare proprio sul cantiere MOS, noi non crediamo che ci sia una revoca. E inoltre la nostra protesta non si fermerà ugualmente, perché noi vogliamo la militarizzazione del territorio, non vogliamo soltanto che il MOS venga installato e attivato, noi vogliamo la militarizzazione completa di tutta la base. Simona, invece che notizie puoi darci riguardo a Notav, all'attivista Notav Turi? Di Turi adesso sappiamo che è un po' più asciutto, perché qua a Niscemi oggi ha piovuto per tutto il tempo, quindi si è bagnato tantissimo sopra l'antenna. Adesso abbiamo portato soltanto il ricambio del vestito e qualcosa da mangiare. Come altro, come rapporti con la polizia, adesso non sappiamo niente di cosa gli notificheranno o di quello che sta succedendo dentro il commissariato, perché ovviamente non ci dicono niente. Quindi è ancora all'interno del commissariato? Sì, è ancora all'interno del commissariato. Non sappiamo quando lo faranno uscire. Ok, Simo, grazie ancora.